hanno le mani creative o le amiche creative? No, non le amiche creative, ecco, veramente ecco, le amiche creative, vedi, che sono veramente fantastiche, tutte le ragazze che collaborano con me, veramente devo sempre dare un grande grazie a loro. Che hanno raccolto questo tuo invito, insomma, originale, ma davvero anche molto sentito, perché devo dire che, Lara, tu ci credi particolarmente, no? Sì. Nel fatto che davvero ognuna di noi, persino io forse potrei esprimere un po' di creatività, vero? Ma tu sei bravissima, ecco, che non ti applichi, cara. Il problema è quello, non ti applichi. Non mi applico. Lara, cara, innanzitutto ben trovata, benvenuta, cosa hai in mano di bello? Allora, oggi faremo una puntata un po' particolare, Miriam, perché sì, lavoreremo e insegneremo a fare questa semplice collana a nodi, ma prima di iniziare a fare questa collana che è molto semplice, insegniamo come ambientarle. Ecco, per presentare Per questi nostri lavoretti, no? Perché uno, le amiche che stanno partecipando a Cercasi Creative, stanno veramente mandando tanti video, tanti progetti, e quindi hanno bisogno di capire un attimino come deve essere fatta una fotografia, uno scatto. E Ecco. seconda cosa, molte delle nostre amiche che ci seguono, magari sai, fanno i mercatini, È queste cose qui, vero. e tante volte non sanno come ambientarli con materiali di recupero, materiali poveri, senza dover acquistare chissà che per fare un'ambientazione. Allora voglio proprio partire a ambientarlo, invece di farlo prima, come prima, quando Come in arrivo qua in genere studio, facciamo, lo facciamo adesso. esatto. Allora, dobbiamo ambientare questa collana, una semplicissima collana. Quindi, prima di tutto, questo qui serve ed è un portacollane che può Ah, essere ecco. trasparente o può essere in cartone, ok? Proprio un semplice portacollane, e lo appoggiamo in questo modo qua. Benissimo. La apriamo un po' in questo modo per far vedere che comunque è bella larga, cioè messa così sta bene, Sì, attrae. Una sì. cosa messa così Sì, non no. dice un granché, No. ok? Quindi semplicemente mettiamo la nostra collana in questo modo. Logicamente, se abbiamo una base trasparente come questa, è bello perché si vede anche un attimino il È retro. E vero. poi la dobbiamo ambientare, quindi dobbiamo creare un fondo. Prima cosa, bisogna creare un fondo. E prendiamo le nostre classiche cassettine della frutta, che io Dice lei adoro. classica, insomma, invece è Sapete che io bellissima adoro perché è le mie belle tutta. cassettine della frutta. Tra l'altro, queste cassette della frutta avranno una storia che vedremo nelle prossime puntate. Addirittura. Addirittura una storia molto 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 bella. Tipo, non sai, hai riempito il garage di tuo marito di cassette di frutta o giù di lì, No, in attesa non ti di dico non me la niente perché voglio che sia dice, una sorpresa. no? Quindi Ok. prendiamo la nostra Sì. cassetta di frutta Sì. che ci fa una sorta di parete. Esempio, Ah, se vedi. siamo sul nostro esempio mercatino, Sì. qui il pubblico vede le nostre opere, e quindi dietro possiamo tenere Cose che non si qualcosa, i vedano, insomma, pacchettini o sì, così via. giusto. Abbiamo un secondo piano di lavoro qui, quindi diventa un po' carina. Però poi la dobbiamo un po' ambientare, cioè nel senso che poi se prendiamo questa e la mettiamo qua, sì, No. vabbè, si perde, come potete vedere, si perde anche uno scatto Sì. fotografico, non dice Non nulla. rende. Quindi abbiamo detto che questa collana è fatta con del filo di cotone, Sì. ok? Con del semplicissimo filo di cotone. Ok. Quindi cosa prendiamo? Con questo filo di cotone che viene lavorato di solito a uncinetto, magari abbiamo fatto una canottiera, una borsa, un cappellino, una mantellina, delle semplici mattonelle Old America. Quindi prendiamo la base che abbiamo realizzato con questi filati, Sì. logicamente tono su tono, e lo utilizziamo come base da mettere sotto. Ah, vedi, 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 Ecco ecco. qua. Sì. Quindi ha già un po', poi magari la potete puntare qui sopra con uno spillino Sì, e così via. ok. Poi prendiamo a questo punto la nostra collana, la riposizioniamo bene, Sì. ok? La potete tenere anche ferma con un pezzettino di scotch di quello trasparente, così via, e lo andiamo a posizionare in questo modo Ecco. qua. Vedi che sta già cominciando a prendere un po' più Sì, forma, è non è proprio vero. così vuota. È Poi vero. possiamo prendere, abbiamo detto che è una collana in Un filo, filo, possiamo quindi. prendere il suo gomitolo Sì. con cui è stata realizzata, Sì. ok? E poi anche altri per far vedere che comunque può essere realizzata anche con altri fili, Certo, ok? Magari ecco, altre tiriamo via tonalità, altre tipologie. Ah, le sì, le etichette, etichettine, che sì. così sono anche più bellini, per Sì. far vedere che si possono, questo qua magari lo gonfiamo un pochino, ok? Sì, In questo modo qua.
e lo appoggiamo qui così per darlo un po' un'ambientazione. Ma certo. Poi prendiamo un po' di perle con cui è stata realizzata, eccole qua. Esatto, sì. Le nostre perle e le andiamo a mettere un po' così sparse. Un po' così, anche un pochino dietro, sfruttando la trasparenza. Questa è un'ambientazione facilissima, non ditemi che a casa non riuscite a recuperare una cassetta e poco altro, e questo qua è già uno scatto molto bello che può essere sia per i vostri blog, per inviarci i progetti su Creare Insieme da pubblicare, ma può essere anche la presentazione della vostra bancarella. Eh sì, perché l'occhio vuole sempre la sua parte, sì, vero, sì, sì, Lara? Sì. E quindi anche in questo, in questa attività creativa, insomma, il diciamo modo in cui... che saper comunque comporre una piccola vetrina o comporre una piccola ambientazione, sì, con anche materiali poverissimi, perché comunque anche nei negozi molto molto belli di arredamento o di abbigliamento si vede molto spesso proprio il discorso di materiali poveri, materiali poverissimi, e quindi è proprio bello così, Miriam. È giusto, è proprio è giusto. Molto 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 bello. Sì, sì. Allora, fatta la nostra ambientazione, che poi magari rivediamo un attimino nel dettaglio, nei sì, suoi particolari, così via, iniziamo a realizzare questa collana. Fatto. Allora, cosa abbiamo detto che serve? Serve del filo di cotone. Questo è filo di cotone da uncinetto, okay, proprio quello classico. Ecco, devi sapere che il filo di uncinetto, per sapere quanto è grosso, sì, si deve guardare sulle etichette qui di dietro, sì, dove ci sono tutti questi bei simboletti che non si capisce mai quali sono, posso lavare, non posso lavare, esatto, a che temperatura, posso stirare, così via, sì, e si deve guardare questo per sapere che tipo di uncinetto o maglia deve essere utilizzato. Esempio, per questo, fammi essere, non ci vedo con gli occhiali, così non ho gli occhiali, è un 2,5. Questo filato si può lavorare con l'uncinetto 2,5, 3,5, per capire quanto è la grosso, consistenza, insomma, quanto è grosso, sì. E poi anche sugli altri si può vedere, però vedi anche che bei colori brillanti, sì, che ci sono, insomma, si possono veramente trovare tantissime tonalità. Anche già primaverili, perché stiamo, sì, pensando già alla primavera, è un po'. Sì, Lara, purtroppo sì, stiamo pensando alla primavera e forse abbiamo ancora la neve. La neve poca, pochina ancora, qualche cumulo c'è ancora. Sì, sì, è vero, è vero. Ecco. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo recuperare il nostro filato, quindi dobbiamo tagliare tanti pezzi di filo di 2 metri, quindi io adesso sto misurando i miei 4 volte 50 centimetri, sì, e poi vado, ecco, a srotolare in questo modo il mio filo. Sì. Quanti giri voglio? Sì. Ok, quindi più giri faccio, più grande è la mia collana. Questo, chiaro, qua poi sarà da mettere in doppio. Ah, ecco, quindi, okay, questa è la metà della questa consistenza è la metà della nostra collana. Questa, bravissima. Okay, perfetto. Quindi lo continuiamo a... quindi 2 metri. 2 metri, aspetta, sì, che mi sono piresa con gli altri materiali. Perfetto. Ecco qua, e continuiamo a srotolare il nostro filo in questo modo qua. Ok, semplicissimo. Proprio semplicissimo. Adesso faccio ancora un paio di giri. Sì, sì. Ok, calcolando che dopo dobbiamo metterlo in doppio. Esatto. A dirti la verità, me ne sono solo accorta adesso, mi sono dimenticata. Io per farlo molto più velocemente, a casa non lo faccio così, ma uso, sai, quelle barchette per girare la lana di una volta. Ah, certo, sì. Che romantica la nostra l'ho Lara. L'ho dimenticato sul tavolo. Ma dai, sarebbe stato bellissimo. Beh, guarda, anche quello a livello scenografico, sì, proprio reso. Me lo sono proprio dimenticata. Va bene, ce lo ma, segniamo come ce compitino lo segniamo per una prossima la prossima volta, volta lo okay, porto, perché è proprio bello. Sì. Ed è molto più veloce. Ah. Ok. Allora, adesso faccio l'ultimo giro. L'ultimo giro non lo lascio a 2 metri, ma ne taglio un pochino di più. Ok. Ok, quindi prendo la mia forbice, ecco, anche perché io, sai, non sono bravissima a lavorare a uncinetto. Cioè, c'è qualcosa quindi che non ti viene particolarmente bene? Allora, conosco tutti i punti, Miriam, che conosco già tutte le molte tecniche, il problema è che, come la pittura country o la pittura decorativa,
perdi la mano se non la fai continuamente. Ah, okay. Quindi devi proprio esercitarti e io non ho tanto tempo. Quindi io non ho questo problema perché io faccio la maglia quasi tutti i pomeriggi, insomma, mi ritaglio il mio pomeriggio. Benissimo. Ti video, Miriam. Ok, allora mettiamo in doppio il nostro filo doppio, sì, tutti i nostri fili. E questa parte qua che è chiusa logicamente, certo, subito dobbiamo fare un nodo. Allora, questo qua è il nodo più importante perché sarà dove sarà la chiusura, la parte del retro. Sì, questa sì, è la parte del retro, quindi prendiamo una perlina che sarà quella che metteremo in fondo nel filo più lungo che abbiamo messo, lasciato, e dobbiamo calcolare più o meno lo spazio, lo spessore di questo buco, certo, ci deve passare la perlina. Certo. Calcolate anche che il filo di cotone un pochino si allenta e poi cede. Sì. Ecco. Molte persone, molte mie amiche, dopo aver fatto questa operazione, sì, quindi quando il filo è annodato in questo modo, lo sì, bagnano e lo lasciano asciugare, così sanno bene la lunghezza. Ah, vedi, addirittura. Ok, vedi, allora adesso riprendo la perla. Sì. Controllo, va bene, vedi, cioè, l'ho semplicemente appoggiata, esatto, e passa. Sì. Allora a questo punto posso stringere il mio nodo. Non lo stringo proprio tirato, lo tengo morbido. Ma perché? È una ragione estetica o? Sì, perché sennò sembrano un po' troppo tirato, invece okay, li tiriamo così. Bene. Adesso ti verrà da ridere, sono qua che mi sto vedendo negli sì, schermi che abbiamo sì, nello studio. Sì, e a un programma nazionale c'era la meravigliosa Bellucci che stava con il collo così non far vedere. Anche allora sono qua che sto tirando. Stai tirando anche tu, sempre. Io invece vedi, ho risolto con il colletto alto questa mattina, sì, duplice effetto sul mal di gola. Esatto. Tiriamoci ecco su, cara. Tiriamoci, sì, ormai è un sogno, una chimera. Allora, ecco qua, abbiamo fatto il nostro primo nodo che è importantissimo. Mm-hmm. Rivediamo che la nostra sfera passa senza problemi. Vedi che anche tu ti metti a posto il colletto. Certo, quando non sono inquadrata io faccio le cose più strane. Ecco. Nella parte finale, sì, allora abbiamo il filo lungo che sarà quello poi che ci serve per la chiusura. Prendiamo gli altri fili che sono in doppio, sono chiusi, sì, e li tagliamo in questo modo qua. Perfetto. Ecco vedi, accade di tutto quando non sì, siamo inquadrate, persino che gente si aggiri, come ad esempio, non so, per fare un nome, il nostro Claudio Panari, entri nella nostra scenografia e ci rubi le caramelle. Ma sì, insomma, hanno i minuti contati. Abbiamo i ladri di caramelle. Ecco qua. I ladri di caramelle. Adesso prendiamo... Quindi abbiamo tagliato, abbiamo aperto tutto il fondo, okay. Ecco, come potete vedere, questo è quello che ho fatto qua in diretta con un po' di fili, questo è quello che mi ero preparata con molti più fili, quindi più fili ci sono meglio è. Però va bene, uno lo può fare come vuole. Perfetto. Ok, allora guardate, ho portato questa meraviglia sono tante belle perline. Me la immagino in casa mia, no? Questo vassoio di perline. Questo è un vassoio di perline. Mamma mia. Allora, queste qui sono già fatte, sono come puoi vedere di plastica, sì, o così via. Però ricordiamoci, se poi abbiamo tempo, si possono fare anche con la nostra pasta sintetica, con il fimo, ok? Ecco. Proprio se vogliamo essere precise. Quindi prendo un po' di perline, le mettiamo sì, qua sul nostro tappetino, sì, che non scappano via, e cominciamo a lavorare. Esatto. Però è sempre bello vedere i contenitori. Sì, è una cosa meravigliosa. Piace a me, figurati. Mi diverto tanto. Ma quello è un cassettino, Lara, vero? Tu sì, hai sì, dei cassettini sì, sì, con tutto quello che ti occorre, meraviglioso. Sì. Vabbè, sì, poi ogni tanto sono un po' devastati perché c'è un po' di tutto perché attingi, no? Chiaramente. E così via. Anche perché avere la scatolina delle perle rosse, verdi, gialle non mi dà così tanta creatività che vederle tutte insieme. Tutte insieme, vedi già insieme. L'occhio, appunto, stiamo dicendo che l'occhio vuole la sua parte anche nella creatività, anche in queste piccole cose, sì, giusto? Ecco, come adesso ho scelto di utilizzare le perle, queste trasparenti, sì, e verdi. Ok, questa l'abbiamo fatta con il tono ambra, diciamo. Sì, col tono ambra, questo lo facciamo con il verde. Okay. E marrone e verde sta molto bene. Allora, uno puoi infilarle in questo modo qua e vedi che il filo passa. Perfetto. Ok. E fin qua. E fin qua va bene. E la portiamo su in cima. Allora, l'hai infilato nel filo lungo? Nel filo lungo. Okay. Sì, l'ho infilato nel filo lungo. Eccola bene qua. E
e passa. Però, insomma, non è così facile, delle volte il filo ti si apre e così via. Quindi ti ho portato questi bellissimi aghi che poi te ne lascio qualcuno. Oh, che sono, me ne avevi parlato, mi questi ricordo. Questi sono proprio, guarda, belli, solo anche da vedere. Sì, tutti belli colorati. Ecco, anche e sono quelli a casa di plastica. Mia sarebbe un disastro, perfetto. Ah, sono di plastica? Questi sono di plastica. Benissimo. Prendiamo un altro capo di un filo. Sì. Ok. Sì. E li possiamo lavorare, quindi... Facciamo sempre il giochino che ci mettiamo il filo sul dito e facciamo in questo modo, il filo sale e lo possiamo riprendere senza problemi. Adesso rido io, Lara, perché l'altra sera casualmente ho avuto necessità di infilare appunto un filo in un ago e ho cercato di ricordare come lo avessi fatto tu, solo che io muovevo dalla parte sbagliata, invece adesso ho rivisto il movimento e ho capito per quale ragione non sono riuscita ad infilarlo, ecco. Però ti ho pensato molto. Ecco, come puoi vedere, con l'ago è molto più, più sì. facile, più veloce, sì. E anche questa perla la portiamo su fino in cima. Bene. Ok. Poi tiriamo via questo ago qua, non mi interessa. Prendo un altro filo, quindi non è detto che i fili siano sempre uguali, e andiamo a rinfilare. Guardiamo se ci passa senza ago, però abbiamo visto che può. Eventualmente. Ecco. E li facciamo scorrere fin su in cima. Qua è un po' come il gioco dei gattini, che i fili si... Si attorcigliano e si incastrano un po'. Quindi bisogna fare scivolare giù per bene, adesso magari mi si fa un bel nodo. Perché è una perlina per ogni filo. È una perlina, cioè, stai sì, cambiando tre. Filo ogni volta. Sì, 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 sì. Ecco, ogni blocco è formato da tre, perline. Da tre perline, ecco, bene. Vedi? Questo qua è proprio il giochino dei gatti, che certo. Ci si diverte. Mi ci vedo bene io in questo ci si diverte bene. Fase. Sì, sì, sì. Ecco, poi sai, queste sono cose che si dovrebbero comunque fare sedute, tranquille, insomma, però ci riusciamo. Senza questo chiacchiericcio di sottofondo. Ma sì, ma poi noi chiacchieriamo, insomma, ci divertiamo e così via. Però è bellino. Guarda, questo, è già a posto. Questo qua è già a posto. Andiamo a tirare tutti i nostri fili per sì. bene in questo modo qua e li pettiniamo, come vedi, non pettino le bambole. Vedi, ecco. Io ecco, forse da questo punto di vista sarei un po' più fresca nella memoria. Ecco qua, okay. E andiamo a... Esatto. A mettere a posto, prendiamo l'ultima perla, eccola qua, ecco. I fili si possono tenere bene. Ecco, metti bene a favore di Roberto Debbia, che ecco so qua. Che ci tiene a vedere bene, abbiamo bene messo il dettaglio a posto di queste perline. Le nostre okay. perline. A questo punto calcolo un 4 dita, sì. un 3 o 4 dita, e faccio un altro nodo. Quindi pettino tutti i miei bei, qui abbiamo le nostre perle qui sopra, sì. che logicamente devono avere questo gioco di movimento, sì, e qui faccio un altro nodo, in questo modo qua. Ah, ma vedi. Mi raccomando, sempre ben stesi i fili. E lavoro così. Quindi allontaniamo i gattini, i bimbi piccoli, insomma. Sì, sì. Tengo un dito all'interno sì. per non farlo proprio sì. tiratissimo. E vado leggermente a chiuderlo. Questo qua è il primo passaggio. Ma quindi penso. Le nostre tre perline sì. sono bloccate dal primo nodo che mi fa anche la chiusura del retro della nostra collana. Sì. Le tre perline e un altro nodo. E adesso faccio un altro blocco. Di tre perline. Di tre perline. Allora facciamo subito bene, tiriamo fuori i tre fili che Brava. Ci servono, che così evitiamo. Ma l'avevo fatto apposta. Ma certo, per perché tu ti metti nei miei panni ogni volta. Da Miriam, come farebbe tutto ciò? Ecco. Ecco. E quindi come prendiamo i nostri tre fili sì. per inserire le tre perline, che non devono essere gli stessi, possono cambiare. Li inseriamo o con l'ago o senza una perla grande. Adesso vado a prendere altre due perle piccole. Queste collane a me piacciono monocolore, cioè nel senso... Sì, sono d'accordo. Ecco. Però se poi una vuole farla anche tutta fantasia, le può fare anche tutte Giusto. Fantasia. Ecco qua. Vedi che adesso sono andati... Sì, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa per far vedere. Ecco. Quindi... Se fate come ho fatto pure nel primo passaggio, avete visto che come gattini si sono messe tutte le cioè i fili erano tutti arricciati e facevo veramente molta fatica. Mentre se noi tiriamo fuori i nostri tre fili, prima avete visto che il lavoro è molto più pulito. Però sai, sono cose che uno magari pensa che siano scontate. Sì, è vero. Se tu gliele fai vedere, minimamente sono studiate queste cose. È vero. Mettiamo a posto i nostri fili, quindi pettiniamo i nostri
i nostri fili, ecco, una distanza, io qua mi aiuto proprio con le dita, con le dita. Abbiamo detto 4 dita, giusto? 4-5 dita e facciamo un altro nodo. Perfetto. In questo modo qua, tutto sempre fatto per bene. Certo. Ecco. E poi si prosegue almeno per 4 giri, okay? Ok? Allora, ricordo che perché la cosa che mette più in difficoltà nel fare queste collane a nodi è la lunghezza iniziale del filo. Mm. Allora, per fare una collana che è abbastanza corta, quindi sì, appoggiata proprio al girocollo, sì, leggermente più lunga di un classico girocollo, sì, sono 2 metri. Ok, come abbiamo fatto noi. Insomma. 2 metri che poi vengono piegati in due, quindi con 1 metro hai poi la lunghezza della nostra collana. Sì. E andiamo avanti con un altro, ok? Mm-hmm. In questo modo qua. Prendiamo altri tre fili e inseriamo le nostre tre perle. Ecco qua. Ricordo che se non avete delle perle, magari dovete fare, ecco, vedi, esempio, questo filo si è già aperto, quindi è passato, è stato abbastanza, girarlo un attimo, sì, però gli aghi sono veramente molto molto utili, gli aghi di plastica. Oltre che molto simpatici. Sì, 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 sì. E stavo dicendo che se magari ne fate tante, anche perché sai, adesso molte maestre mi scrivono, dobbiamo cominciare i lavoretti per la festa della mamma, perché insomma, noi passiamo da una festa all'altra, sì, qua. È vero. Ecco, questo qua è proprio aperto, ci vuole il mio ago, ecco. Ma tanti cominciano anche per le bancarelle della scuola, di fine anno. Esatto, e quindi sai, magari prima cosa si possono recuperare le perle da collane vecchie, quindi rubate alle mamme, alle nonne, tutte le collane che non si mettono più. Prima cosa. Seconda cosa, se non avete le perle, è molto più economico farle in fimo. Ah, ecco. Farle in fimo, sì, basta semplicemente fare delle perle della misura che volete e poi fare un buchetto utilizzando prima, sì, gli stuzzicadenti e dopo lo spiedino. Perché, sì, l'avevamo fatta una volta, sì, Lara, sì, sì, questa operazione. Perché quando, sì, si usano questi filati, il buco serve un pochino grandicello, cioè non troppo grande ma neanche troppo sottile, sì, Miriam. Perché una volta che poi si indurisce il fimo, infatti, non riusciamo comunque. Non passa. Esatto. Ecco qua. Prendiamo sempre, avete visto la nostra cascatina, sì, ecco qua, andiamo a fare un altro nodo e siamo a 3, ok? In questo modo qua. Perfetto. Perfetto. Quanti ne hai fatti qua? Ne ho fatti 3. 1, 2, 3, 4. 4-5 sì, nel modello. Allora, però, io adesso vedo il tempo che siamo quasi alla fine, quindi questo qua lo termino così e volevo far vedere la chiusura. Sì, 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 okay, sì, esatto. Facciamo, perché poi non è detto che, insomma, potrebbe anche diventare un braccialetto. Noi adesso abbiamo proposto la quella, sì, è un po' complicato. Per, no, il braccialetto, fosse... sì, non si può fare, però dovevo fermarmi a 2 giri, prima, Miriam. Sì, sì, dovevo, sì, proprio fermarmi a 2, sì, giri e poi farli molto più sì, corti. Sì, sì, no, ok, insomma, quando siamo comunque alla fine, noi facciamo, allora immaginiamo che qua siamo proprio alla fine della nostra collana. Sì. Allora, lasciamo dobbiamo mettere una perla. Per chiudere, ah, quindi, okay, prendiamo il filo lungo, sì, ok, che essendo in fondo andrebbe bene. Allora, facciamo una bella cosa, questi qua, beh no, non li taglio perché poi mi dispiace, la finisco. Non si butta via, no, niente, non ce la faccio, Miriam, anche per i tempi televisivi è troppo lunga, ce la faccio. Ma no, ma infatti, ma i tempi sono sempre relativi, adesso non ditelo a Francesco Galli, però insomma sarebbe troppo lunga per farla diventare un braccialetto, troppo corta per una collana, la teniamo lì che la finiamo durante la pubblicità, così, ecco qua. Inseriamo la nostra ultima perlina, che sarà quella che andrà a chiudere la parte, e l'hai infilata nel filo lungo, nel filo lungo, e facciamo un nodo. Perfetto. Ok, in questo modo qua. Un nodo stretto in questo caso. Sì, sì, qua proprio la sto fissando bene. Bene. Tutta. Poi per renderla ancora più forte, perché questa è attaccata a un solo filo, prendo altri 2 fili, Miriam. Sì. E qui per forza mi serve l'ago. Sì. Ecco, noi adesso vediamo che io che ho tanto filo in avanzo, ma realmente se avessi finito tutti i giri ne avresti molto meno. Ne, certo, avresti veramente pochissimo. Sì. Quindi riprendiamo la nostra perlina, sì, e andiamo a inserire altri 2 fili. Ah.
Quindi vedi che i due fili proprio mi servono. Certo. Ecco, a questo punto qua l'andiamo a chiudere per bene e facciamo il nostro bel nodo con tutti e tre fili di chiusura, quindi okay. è bella fissa. Certo. In questo momento qua. Ok, così. Facciamo proprio dei bei nodini. Penso che nella primissima puntata che abbiamo fatto, addirittura un anno e mezzo fa, che ricordi, Lara, quella prima puntata. Sì, avevo insegnato, perché poi le cose tornano, Miriam. Sì, spesso. Avevo insegnato a chiudere una matita, avevo fatto una matita di carta e avevo fatto vedere in cima come va decorata. Ok, con dello spago. È la stessa identica cosa, quindi noi prendiamo il filo lungo, in questo caso qua, ne lasciamo una parte sollevata, si riesce a vedere per bene il nostro filo, il nostro occhiello. Il nostro occhiello in questo modo qua. Il filo comincia a girare attorno al tutto, in questo modo qua, per creare una sorta di chiusura. Però sulla matita si vedeva veramente molto bene. Sì. Quindi magari quando mettiamo il video su creareinsieme.it metto il link anche a quel video. Infatti stavo pensando a questo, che insomma, oltre al fatto che la nostra Lara aggiorna costantemente il sito appunto creareinsieme.it con i video delle nuove puntate appunto di Mani di Lara, è possibile anche andare a rivedere, recuperare quella addirittura della passata stagione. Sì, giusto, sì, Lara? Sì. Ecco. Quindi noi abbiamo il nostro occhiello, abbiamo girato un po' di filo per creare una chiusura qua e tenerla un pochino stretta, come potete vedere. Infilo il filo all'interno dell'occhiello, vero. Okay, e tirando si andrà a chiudere perfettamente, facendo proprio la chiusura che poi io posso inserire in questo modo qua. Spettacolo. Ok, logicamente la parte di avanzo andrà tagliata. Certo. Ok, certo, adesso faccio vedere, vedete che diventa una cosa molto carina. Carina, cioè, molto. Noi l'abbiamo fatto per una cintura, cioè scusami, per una collana con 5 giri di perle e un metro, però può diventare una cintura per un abito estivo, può diventare con semplicemente 2 giri e un pochino più ravvicinati un bracciale. Vero. Utilizzando comunque del materiale, io qua ho utilizzato del bel filo di cotone morbido, però sapete che molte di queste collane sono fatte anche con lo spago. Vero, proprio sì, spago. Io non lo uso perché mi dà fastidio, mi irrita un po', però ci sono, ecco, guardiamo un attimo sulla nostra bella collana, così rivediamo l'ambientazione, proprio un po' stretti sull'ambientazione, come è stata carina. Come potete vedere, nella parte del retro è ben terminata. Ok, in questo modo qua vedi la nostra pallina come avevo fatto, poi ho lasciato qualche filo aperto che stanno carini, girano dietro e se la voglio ancora più originale prendo della catena argento oro e gliela giro attorno semplicemente. Come l'hai fissata, Lara? Allora, questo tipo facci di... Facci vedere. Ecco qua che mi è scivolata, la rimettiamo a posto per bene. Sì. Ecco qui. Allora, questo tipo di catena è molto semplice. Una è molto luminosa, sono molto 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 belle, veramente molto belle. Sì. E sono tutte maglie apribili. Allora... Si possono aprire anche con le mani, quindi vedete. Non c'è sforzo proprio eccessivo. Non c'è assolutamente sforzo eccessivo. Però nel caso abbiamo la abbiamo nostra le nostre pinzette. Adatta. Sì, abbiamo le nostre pinzettine senza nessun tipo di problema. Si vanno proprio a inserire all'interno del filo e si chiudono in questo modo. Richiude, qua. E poi gliela giri attorno. Ah, ecco, vedi. Ecco. Queste qui sono un pochino più luminose. Sì, danno un ulteriore tocco di luce. Sì, diciamo che nel periodo autunnale, invernale, così via, mi piace con la catena. Nel periodo estivo invece mi piacciono proprio... Un po' più così, Molto più easy e così via. Anche, con un semplicissimo abito bianco, una collana, così via, va subito, insomma... È già sufficiente, già tanto, è veramente vero, tanto. È vero.
Lara, che meraviglia, insomma, davvero uno spunto continuo. Tra l'altro, oggi con questo focus che mi è, insomma, sembrato particolarmente interessante su come anche mostrare, no, sì, le nostre creazioni. Insomma, in questo caso abbiamo allestito quasi un set valido per una fotografia piuttosto, sì, che per una bancarella. Insomma, quindi anche il modo in cui presentiamo i nostri, sì, diciamo che è la cosa, sì, è la cosa principale, sì, cioè fermarsi un attimo. Dopo, logicamente, c'è tutto uno studio di luci, certo, fatto bene. Però già il fatto che non si vede il tavolo della cucina sotto, sì, la parete o lo sfondo che c'è dietro, e diciamo che una cosa più vintage, più particolare e moderna, come può essere comunque una cassetta di legno che davvero si pensa che abbia valore zero, perché ne vediamo catastate, buttate, sì, via, sì, invece può diventare a veramente mille usi, e per me ha proprio un senso... Insomma, ha una storia questa cassettina che la nostra Lara oggi non ha voluto raccontarci, no, ma prima o poi gliela estirperemo in un qualche, sì, modo, e arriverai a raccontarcela. Intanto ti ringrazio grazie davvero tanto, come sempre, per la tua disponibilità, la tua fantasia, e continuiamo a seguire la nostra Lara Vella sia sul sito laravella.com che creareinsieme.it. Sì.